Adesso nel nostro Ben Godi siamo arrivati al momento della telefonata con l'autore di un libro, di un volume legato al mondo dell'alimentazione e del cibo. Credo che abbiamo in diretta l'autrice di Kitchen in Love ed è Valeria Benatti, che è una delle conduttrici di punta di RTL 102.5, ogni giorno milioni di ascoltatori, in diretta telefonica con noi. Salve Valeria, benvenuta a Ben Godi. Ma buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati. Anche a te. Prima di tutto, questo Kitchen in Love è un tuo figlio alla fine, cioè una cosa alla quale tieni tanto, questo libro? Ma sì, soprattutto perché ci ho messo dentro tutte le mie passioni, quindi al di là della cucina, che comunque è una goduria per me e per le persone che vengono a cena da me, ho messo i libri che preferisco, le canzoni e i dischi che mi piace ascoltare anche in compagnia dei miei ospiti, e ho messo anche un po' di racconti, di mie osservazioni sulle persone rispetto al rapporto che hanno col cibo, perché secondo me è molto indicativo di tante altre cose. Una domanda e poi c'è Susanna che ti farà le sue. Volevo capire, ma una giornalista e conduttrice radiofonica che tutti i giorni propone, trasmette, dove ha trovato il tempo di scrivere un libro di cucina? Scusa se chiedo. Ma guarda che io ho il tempo per fare un miliardo di altre cose oltre che scrivere libri, per cui no, il tempo si trova, soprattutto quando si ha voglia di fare, quando si hanno delle cose da dire, quando si hanno delle passioni, per l'appunto. Quindi il tempo per cucinare, il tempo per scrivere, il tempo per stare con gli amici è fondamentale, sennò cosa si vive a fare? Valeria, ciao, sono Susanna. Io ho letto il libro, c'è anche all'interno un menù particolare per le persone curiose, no? Di quelle che non ti stancano mai, hai messo delle pagine all'interno, giusto? Sì, 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 io ho cercato di trovare dei temi di conversazione, di dedicare i menù a persone particolari, perché ci sono i tradizionalisti che non vogliono distaccarsi troppo dal filetto al sangue, e invece quelli curiosi che amano anche assaggiare cose particolari, strane, sapori diversi. Però insomma, quindi... ti devo dire una cosa, io ho preso il libro in mano rosso, quindi mi ha trasmesso subito rosso passione, no? Il famoso pollice rosso. L'ho aperto e dico, vabbè, fammi vedere le ricette, belle, bellissima impaginazione, facile l'esecuzione, però ti devo dire che dopo, sfogliando, per me le ricette sono passate un po' in secondo piano, perché effettivamente questo libro di cucina si legge come se fosse un romanzo. Cioè, ma ci sono... Mi fa molto piacere quello ma che te lo dico, perché... te lo dico col cuore, veramente. Mi fa piacere perché io ci tenevo che non fosse il solito libro di ricette, visto che ce ne sono tanti, ne escono continuamente, non è stato per essere anch'io nella fila di quelli che scrivono libri di cucina che ho scritto questo libro. Io davvero ho voluto, come ha detto prima il tuo collega, è un mio figlio, io ho voluto davvero mettere dentro le cose che amo, e anche la cura delle foto, se vedi le tavole apparecchiate. Sì. Tu pensa che ho fatto tutte queste tavole a casa mia con l'aiuto di mia sorella, che è una persona bravissima, che si occupa di moda, quindi mi ha aiutato a trovare, certo, i pizzi, a trovare i fiori, a trovare i piatti giusti per ogni abbinamento, e davvero io trovo che condividere le proprie passioni, che per me sono appunto libri, musica, cibo, con le persone che si amano, sia un privilegio e sia una cosa da fare nella vita. Cioè, diciamo che hai messo in atto tutti i cinque sensi in questo, esatto, libro. Ecco, esatto. E in questo caso devo dire che però io, leggendo anche, tu hai detto le persone a tavola, no? C'è un menù che ora non mi ricordo quale menù sia, forse te lo ricordi, dell'uomo che quando tu, insomma, l'avete visto a tavola mangiava tutto veloce, no? Poi un altro invece che era lì, che si condiva l'insalata e amalgamava l'insalata all'olio, all'aceto, al sale, e vi siete guardate con la vostra amica, e normalmente, no, da donne si pensa, figurati se questo fa così con l'insalata, ora... Voglio brava, dire, ecco, brava. No, perché anche per me le persone, quando, perché ti piace una persona, no? A volte l'estetica, eccetera. Invece anche l'uomo a tavola, se fa tutto con calma, insomma, fa capire altro. Ah, ho capito dove siamo andati, no, a parlare. Ho compreso il programma. No, ho letto questo libro. È vero, il rapporto che hai col cibo, se tu sei famelico e butti giù senza assaporare, presumibilmente, non è detto, ma presumibilmente sei così anche a letto, e quindi non sei un buon amante. Allora, vedi? Scusate la deriva che sta prendendo questo incontro. Valeria, Susanna, devo io chiudere. No, voglio chiudere un attimo io. No, perché dire, c'è l'ultimo menù. No, devo dire. No, ti volevo dire che io e lei siamo sposati, non ti stupire. 27 anni, Valeria. Allora è per questo che siamo. Vai Susanna. Allora, no, l'ultimo menù, quello mi è piaciuto ulteriormente, perché hai dato dimostrazione che stai cucinando le ricette della tua mamma. È vero, eh? Ma insomma, io ho imparato da lei, ovviamente, perché la cucina viene trasmessa
Io ho una passione per il budino al cioccolato, perché da piccola mia mamma mi faceva leccare la pentola quando aveva finito di fare il cioccolato. Anche budino. A me. E io tuttora, quando faccio il budino, mi lecco la pentola e mi ricordo di quei momenti di quando ero bambina. Allora, grazie, Valeria. Un'informazione per andare a chiudere. Abbiamo parlato del tuo libro Kitchen in Love ed è un'occasione per conoscerti sotto questo aspetto anche di attenta amante della cucina. Il nostro programma è legato al concetto di utilizzare prodotti che abbiano rintracciabilità, freschezza e qualità, che credo condividi anche nel modo che hai, con il quale parli del cibo, è un po' il tuo sentire, cioè usare certo. prodotti di qualità. Totalmente, assolutamente, questa è la prima base di partenza per fare un buon piatto. Allora, carni o legumi? L'ultima domanda, cosa preferisci tu fra i due piatti? Un piatto di carne o un piatto di legume? Ma io preferisco tutto, nel senso che sono molto golosa, ho avuto un periodo in cui ero vegetariana e quindi preferivo i legumi, poi sono tornata a essere anche un po' carnivora. Nel mio libro trovate una meravigliosa crema di piselli con avocado, se volete fare sì. una cosa appunto vegetariana, oppure un filetto alla senape delicata che è da leccarsi i baffi, accompagnato con un ottimo vino rosso, perché mi raccomando, i vini sono importanti e nel mio libro un sommelier mi ha dato una mano a scegliere i vini da abbinare ad ogni menù, per cui è importante anche bere. Bene. Allora grazie Valeria Benatti, ogni mattina su RTL 102.5, una giornalista conduttrice dalle 11 alle 13 se non sbaglio, vero? Bravo, complimenti, okay. grazie a te, grazie a voi. E poi il libro è Kitchen in Love, 20 menù per alimentare i vostri amori, è una pubblicazione della Gribaudo Editore, siamo sulla qualità e sull'eccellenza. Grazie a te del tuo intervento con noi a Bengodi.